Eccovi qua con una ricetta della mia pizza. Allora, siccome voglio provare il lievito di birra che ho fatto in casa, qua abbiamo 2 grammi di lievito di birra, 5 grammi di sale, 5 grammi di malto, 55 grammi di farina zero con proteina 12,5, grammi di semola, 105 grammi di acqua. Quindi, siccome questo è un impasto per una pizza solo, è una prova. Misceliamo le farine. Poi aggiungo l'acqua al lievito di birra fatto in casa per scioglierlo. Versiamo l'acqua con il lievito. Io ancora. E metto anche il malto. Questo è un piccolo impasto che impasterò a mano praticamente. Dopo che l'acqua assorbirà un po' di farina, metto il sale. Quindi se dovete fare una pizza, che ne so, per una teglia, prendete queste proporzioni e la moltiplicate per 3, diciamo. Anche 4 se volete una bella una pizza per teglia alta. Ecco qua il nostro impasto. Adesso metto un po' di semola e finisco di impastarlo a mano. Ecco qua, guardate come è bello morbido. Questo lo metterò in una bowl con della pellicola e lo metterò in frigo per 24-36 ore. Eccoci qua. Adesso stendiamo la pizza. Mettiamo sulla semola. Lo giriamo e con le dita facciamo quella, allarghiamo la pasta. Il forno è già stato acceso. Ok, adesso facciamo così. Mettiamo dove non c'è la semola. E la allarghiamo così.
Io non ho una pala, ma ho un pezzo di listello. Ecco. Adesso mettiamo il pomodoro. Il pomodoro è fatto con sugo di pomodoro, passata di pomodoro, origano, sale e olio. Stendiamo il pomodoro, non deve toccare il bordo. Ok, adesso le inforniamo. Ok, adesso è venuto il momento di mettere la mozzarella e il condimento. Allora, mettiamo la mozzarella. Poi mettiamo gli alici e poi i capperi. Adesso le inforniamo per altri 4 minuti. Guardate qua, che bella.
Ok, la pizza è pronta. Ecco qua la pizza. Guardate, sotto. Perfetta. Sentite quanto è croccante. Guardate, spettacolare.